La festa del Santissimo Crocifisso si svolge ogni anno a Santa Margherita di Belice la prima settimana del mese di maggio. Suddividendosi in più giornate, è caratterizzata da diversi momenti religiosi. È comunemente chiamata Festa dell'Utremaggio e infatti il primo momento solenne della festa ricorre proprio il 3 maggio, quando, dopo la celebrazione eucaristica, si procede con grande intensità emotiva e devozionale alla scinnuta della croce, accompagnata dalle celebri parole di Papa Giovanni Paolo II. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Crocifisso, nei giorni seguenti, viene collocato sulla bara trionfale con cui viene portato in processione e adornato con oro e composizioni floreali. Domenica, dopo la Santa Messa, si svolge la solenne processione per le vie del paese, dal pomeriggio fino a tarda notte.
Nel corso della processione, il crocifisso sulla bara viene spinto dai membri del comitato che si occupano durante tutto l'anno dell'organizzazione della festa e anche da alcuni bambini. Il crocifisso è ovviamente sempre accompagnato durante il percorso dai devoti raccolti in preghiera. Tu perdona le nostre colpe. La processione prevede anche dei momenti di sosta in cui i fedeli si possono avvicinare al simulacro per lasciare un'offerta. Nell'ultima serata, prima della celebre intronizzazione della croce al termine dei festeggiamenti, si svolge un'altra breve processione attorno alla Chiesa Madre. Thank you.
Infine, il crocifisso viene tolto dalla vara trionfale per essere riportato sull'altare maggiore, in cui avverrà l'intronizzazione, seguita con grande partecipazione ed emozione dai fedeli riuniti.